Buongiorno, oggi volevo parlarvi della prima donna che troviamo nella Bibbia, e cioè Eva. Eva, che insieme praticamente è stata creata dal Signore nel paradiso dell'Eden, ma come c'è tradotto nella Bibbia, è stato erroneamente tradotto e continua ad essere erroneamente tradotto tutte le volte anche nelle nuove edizioni della Bibbia. E cioè che la donna è stata creata dopo l'uomo, ma non è stata tolta la costola da Adamo, perché Tzellak vuol dire metà. Quindi nella vera autentica edizione che è stata scritta, nel senso con la vera traduzione, è metà. Quindi Dio ha diviso l'uomo a metà e ha creato la donna con la metà dell'uomo e ha rimesso la carne al suo posto, cioè ha ricreato la metà dell'uomo. Questo poi in un altro video vi dirò quanto nella Bibbia è assolutamente scritto dettagliatamente e come nella Bibbia, attraverso anche la numerazione, è anche attraverso il numero è leggibile quanto è già stato creato, è già stato scoperto nel futuro. Allora, intanto ripartiamo il discorso su questa donna e questo uomo, che diventa uomo quando si trova davanti la donna. In effetti sarà uomo e uoma, e sarà Adamo, e che vuol dire umanità, e Eva, che è praticamente la madre di tutti gli esseri viventi. Perché non esiste uomo se non per mezzo di una madre, ed è questa figura che è Eva. Oltre a questo, abbiamo anche questa parte che rappresenta la colpa che è stata data tutta alla donna, cioè quella donna che erroneamente è caduta nelle grinfie del demonio, ma in realtà ci ha fatto più bella figura lei di Adamo, perché Adamo è quasi come un essere abbastanza che giace sugli allori, che non ragiona, che non pensa. Ma la donna ha questa attitudine di voler capire, di pensare, di ragionare, il ragionamento, il voler capire in qualche modo, che fa parte di Eva, che casca nel parlare, nel colloquiare con questo serpente, si fa convincere ovviamente a questo, ma che poi Adamo, ovviamente senza assolutamente ragionare, senza nemmeno distogliere la donna da questa cosa, mangia pure lui la mela, e qui non ci fa proprio una bella figura, perché dice: hai mangiato te, mangia anch'io, così ce la leviamo subito e finiamola qui, senza stare tanto, perché in effetti il mondo maschile è molto così, cioè lasciami in pace che io non voglio stare tanto a parlarci sopra, chiudiamola subito, che gli fa fatica all'uomo mettersi a ragionare. E già fin dagli inizi della storia le storie giravano ancora così e si sono protratte fino ancora ai giorni nostri, eccetto alcune eccezioni, ovviamente, scusate il giro della parola. Poi Eva che cosa fa? Ovviamente Eva è una figura abbastanza interessante, perché è veramente una donna che ha un carattere,
a differenza di Adamo. E anche il fatto di essere questa cosa che non è uscire dalla costola, per cui noi dipendiamo dall'uomo, come hanno sempre fatto, voluto far credere a tutte le donne di stare sottomesse ai loro uomini, perché da loro sono state create, perché sembra proprio che dato che l'uomo era scontento, allora gli hanno voluto fare un balocco, un gioco per farlo divertire. E da qui sono partite tutte queste serie di dominazioni e dominazioni del maschio sulla donna fin dalla creazione di loro stessi. Ma a mio avviso, qui ci metto anche del mio, che veramente questa lettura è veramente terribile, perché davvero passa che l'uomo non era felice ma aveva bisogno di qualcosa per cui divertirsi. E quindi secondo me questo è stato deleterio anche per quanto riguarda la donna stessa. Invece la vera traduzione, che non so perché continuano a tradurre la Bibbia con costola, quando non è costola ma è la metà, perché questa alleanza fra uomo e donna si ha soltanto quando siamo alla pari, quando io sono come te, se no non esiste un'alleanza, ma esiste una... non esiste certo un'alleanza, vuol dire proprio essere io e te, io uguale a te, io pari a te, io non inferiore ma della stessa sostanza. E loro sono veramente uomo e donna della stessa sostanza, e sono proprio come si può poi dopo nella mitologia greca, questa praticamente questa mela che si unisce ed è veramente l'anima gemella. Questo trovare la metà della mela, in qualche modo è questo, è la metà perfetta fra l'uomo e la donna, che sono praticamente fatti della carne, carne della stessa carne, un uomo, una persona sola, un essere solo, un'anima sola. E da qui si può già cominciare a instaurare questo sacramento del matrimonio. Allora, nel paradiso non esisteva ovviamente la morte, perché non esisteva la morte. La morte è esistita soltanto quando Adamo ed Eva, Adamo ovviamente non ha aiutato Eva, ma si pensa che dopo aver fatto l'amore, praticamente Adamo si è subito addormentato e quindi ha lasciato sola Eva. Lasciandola sola, quindi non avendo questo appoggio, perché essendo carne della propria carne, gli mancava una parte. E quindi si è trovata davanti al serpente, e questa colpa che gli è stata data a Eva, e non è stata neppure un attimino bilanciata con Adamo, ma assolutamente è stata data tutta a lei la colpa, perché effettivamente Eva si è trovata sola. Sola e praticamente ragionando ha deciso di prendere e mangiare questa mela. E che, dato che Adamo dormiva, poi quando si è svegliata ha mangiato anche lui. E con questo sacramento che hanno fatto con, diciamo, la volontà di essere potenti, di diventare Dio, hanno praticamente violato quello che era il considerare Dio come padre. E quindi hanno in qualche modo voluto essere loro padri di loro stessi. E quindi hanno deciso, e si sono subito accorti, che tagliando questo cordone con questo padre, che non gli faceva mancare assolutamente niente, avevano di tutto e molto di più, non conoscevano morte, non conoscevano dolore, non conoscevano tristezza, non conoscevano pesantezza, non conoscevano sudore. Ma quando Dio li chiama, loro hanno subito paura di questo Dio, e qui è entrata la paura di Dio. Non è il timore buono di Dio, che ognuno di noi ha, timore nel senso, questo timore buono, no? Di questo padre che ha amore, che quindi abbiamo questa passione per Dio, ma
questa, in qualche modo, questa paura, che la paura è diversa, è quando hai paura di qualcuno che è un tiranno, cioè qualcuno che ti fa del male se hai fatto qualcosa di sbagliato. E tutto questo, in qualche modo, è stato erroneamente anche passato dalla Chiesa all'inizio, sbagliando ovviamente, perché la Chiesa ha fatto anche molti errori, ma li ha anche riconosciuti. E per molte generazioni dopo, forse i nostri nonni, i nostri genitori e un pochino anche le persone che sono un po' anzianotte, hanno questa cosa di avere paura un po' di Dio, cioè se fanno qualcosa di sbagliato hanno questa terrore di questo Dio, che lo vedano un po' come un tiranno, come qualcuno che è pronto a tirarti una sciabolata tra capo e collo. Ma non è così. Ma Adamo ed Eva si trovavano in questa situazione. Allora, che cosa succede? Succede che loro hanno spavento, si vestono perché erano nudi, ma era naturale essere nudi perché non avevano niente, non c'era malizia, ma arriva la malizia, e quindi si coprono con delle foglie e Dio arriva. E praticamente loro si nascondono. Allora comincia questa cosa, Dio si accorge che c'è stato qualcosa, e da qui è iniziata la nostra, praticamente, la consapevolezza che con questa cosa esiste la morte, e questa morte che ci circonda, ci colpisce, e il male, la malattia, la caducità, la vecchiaia, perché Adamo ed Eva non invecchiavano, rimanevano sempre giovani, è quello che praticamente Gesù Cristo è venuto a restaurare, questa piaga, è venuto a sanarla, e è venuto a sanarla attraverso la sua morte e risurrezione. E anche perché, come si parlava l'altra volta, parlavo di Maria, Maria è la nuova Eva, cioè quando Eva fa questo sacramento con il demonio, invece Maria dice sì a Dio per questa avventura con questo Dio, e quindi c'è questa nuova Eva che è la nuova e Maria, che è la donna nuova, che è praticamente dopo la risurrezione di Cristo, c'è questa possibilità di riscatto, perché tutti arriveremo, dato che Cristo ha sconfitto per sempre questa morte che circola dopo questo peccato originale, e quindi è venuto a dare vita dove c'era la morte. E quindi si ritorna a un paradiso terrestre, perché in questo giardino dove Adamo ed Eva erano, ed è successo un peccato perché hanno fatto questo sacramento col demonio, in un giardino Gesù è stato tradito, e in un giardino viene trovato risorto da Maria, e non Maria la madre, l'altra Maria, che lo vede in un giardino, lo vede risorto. E qui, in questo giardino, dove viene restaurato il giardino dell'Eden, perché tutti noi abbiamo questa morte che è sconfitta, e quindi c'è solo un passaggio dalla morte alla vita. Quindi questa è un po' la figura di Eva, e che è praticamente la donna che è caduta, ma c'è la donna che è Maria, che ha riscattato la caduta, ed è figura della donna e di ogni dell'umanità redenta. Infatti Gesù Cristo, quando muore, va negli inferi, va nel cuore della terra, quando muore, prima dei 3 giorni che dopo risorge, va nel cuore della terra e va a svegliare Adamo ed Eva, e li sveglia e gli dice: destati tu che dormi, e Cristo ti illuminerà, e li prende per mano e li porta
nell'alto dei cieli. E questo è quello che succede con la redenzione di Cristo. Grazie per l'ascolto.